Eccoci con una nuova parte di Polifemo. Siamo in quel di Palagiano presso l'Istituto Comprensivo Rodari per parlare della manifestazione conclusiva del progetto, un progetto davvero importante, l'Erasmus Plus Estia. Ho al mio fianco il dirigente scolastico, il professor Pietro Rotolo. Una iniziativa che è volta alla integrazione e, come recita lo slogan, amare significa scavare uno spazio dentro sé per accogliere l'altro. Mi pare evidente il riferimento alla integrazione, all'abbattimento di ogni steccato relativo alla razza, relativo all'ideologia, una unità appunto che si vuole così instillare nelle nuove generazioni, nei discenti, una forma mentis aperta appunto all'uguaglianza e all'accoglienza. Parliamo di questo momento conclusivo di un progetto però che si è snodato in varie parti d'Europa. Sì, la scuola ha voluto questo progetto proprio per aiutare i ragazzi a maturare una consapevolezza che è quella appunto di aiutare e di riconoscere l'altro, no? Viviamo in un'epoca in cui questo sentimento si sta mettendo da parte, per cui abbiamo bisogno veramente di aiutare gli studenti a riconoscere l'altro come se stesso, proprio per dare loro la formazione adeguata ad accettare gli altri, a sostenerli, ad aiutarli a vivere insieme a noi. Ecco, professore, parliamo di studenti ovviamente piccoli quanto ad età, quindi in una fase di crescita appunto di formazione. Che soddisfazioni ci sono state, che difficoltà ci sono state da superare? E poi dopo parleremo di queste esperienze all'estero. Ma questa scuola veramente non incontra tante difficoltà perché da anni iscrive ragazzi provenienti da paesi lontani, per cui c'è già una accettazione. Diciamo che le difficoltà sono state soprattutto per portare i ragazzi in altri paesi come il Portogallo, la Spagna, il Belgio, l'Olanda. Non è facile portare i ragazzi piccoli lontani da casa. Beh, questa scuola ci è riuscita grazie anche alla collaborazione di tanti docenti, alla collaborazione delle famiglie che si sono mostrate attente, ecco, verso questo progetto. E preside, dicevamo, io dico sempre preside perché l'espressione dirigente scolastico la vedo molto formale. A me piace la figura del preside, quindi è stato un lapsus, diciamo. Ecco, parliamo di queste esperienze all'estero. Sì, i ragazzi accompagnati dalle docenti hanno visitato tante scuole, hanno partecipato alle attività in altre scuole d'Europa, quindi hanno portato la nostra scuola, la nostra comunità nel circuito europeo. Qui hanno approfondito le tematiche appunto della migrazione. E insieme hanno prodotto una serie di lavori che sicuramente saranno formativi per tutti quanti. E allora, professore, tante città europee toccate, ora così vado a memoria, Bruxelles, Maastricht, Barcellona, poi per i docenti Atene, insomma un vasto giro d'Europa proprio per far sì che una cultura davvero internazionale proprio si formasse nei più piccoli. Sì, non è stata una vacanza, ma è stato un impegno preciso su tematiche profonde in cui i ragazzi e i docenti hanno dimostrato, appunto di voler studiare, di voler approfondire e soprattutto di voler formare le nuove generazioni su queste tematiche.
E ora siamo con la professoressa Isabella Addabbo, che è appunto vicario del dirigente scolastico, e vogliamo parlare, si è occupata ovviamente di queste attività del progetto. Ecco, parliamo di quanto avete realizzato anche all'estero. Parlavamo di un diario di bordo che è stato appunto posto in essere. Sì, i ragazzi praticamente ad ogni rientro da queste loro uscite in nazioni straniere hanno redatto un diario di bordo che questa sera mostreranno agli intervenuti, e quindi saranno loro a parlare direttamente e a raccontare in primis la loro esperienza. Siamo stati fortunati nell'aderire a questo progetto, che sicuramente per una scuola primaria è una novità. Perché? Perché in realtà all'estero la scuola primaria comprende anche la sesta classe di scuola elementare, diciamo. Una più della nostra. Una più della nostra. E quindi questo ci ha permesso di inserire all'interno del progetto anche le classi di prima media. E quindi noi abbiamo mandato all'estero bambini di quinta elementare, ma anche di prima media. Loro sono stati inseriti in workshop, in showbox, tutte attività ben programmate, perché in questi viaggi c'è sempre un calendario intenso di attività da svolgere, quindi i ragazzi entrano a scuola al mattino e ne escono intorno alle 4:30 o 5 del pomeriggio, e tutta quindi la giornata è scandita da queste attività che vengono fatte con tutti gli alunni provenienti dalle altre nazioni. Ci sono stati giochi di drammatizzazione in cui hanno proprio rappresentato delle storie, dei racconti di migrazione che i ragazzi stessi hanno inventato, vissuto anche il gioco dei ruoli in cui loro quindi interpretavano in primis le difficoltà che un migrante può incontrare, no? Vivendo il viaggio su un barcone, quelle che sono le difficoltà una volta arrivata nella nazione, diciamo, che li accoglie, come si lavora per l'integrazione, tutto quello che quindi viene messo in moto dalla macchina per poter consentire a queste persone che fuggono sicuramente da situazioni sgradevoli e altamente pericolose di essere accolte, supportate ed aiutate a 360 gradi. Naturalmente il progetto ha anche in qualche modo favorito lo scambio in lingua inglese, e quindi se da un lato la tematica diciamo principale, fondamentale, era proprio l'integrazione, l'accoglienza, il riconoscersi in una persona diversa da noi per cultura e tradizione, ma in realtà ognuno di noi è diverso per qualcun altro. Ecco, mi è piaciuta davvero l'idea di questo gioco dei ruoli, dello studente che interpreta la parte, il ruolo del migrante su un barcone, perché oggi molto spesso si generalizza e forse la paura dell'altro, del diverso, porta a un pericoloso razzismo, e magari si pensa così che questa gente venga in Italia per delinquere, quando invece non è vero, quando invece è gente che è mossa soltanto dalla disperazione, dall'autotutela, dal voler difendere la propria vita, e sfido chiunque, ognuno di noi tende ovviamente per un istinto di sopravvivenza a tentare la fortuna dove gli è possibile appunto sopravvivere. Questo è importante, perché il ragazzo, il discente che si cala in questo ruolo, capisce con mano cosa è e qual è la differenza dell'altro, del migrante. Infatti vivono sulla propria pelle quello che si prova, ma d'altro canto noi qui nella scuola abbiamo proprio delle intere famiglie che sono arrivate da noi, che sono scappate da una situazione di guerra, che sono state quindi inserite nelle classi e che diciamo, nonostante tutte le difficoltà legate alla lingua, perché loro non parlavano assolutamente neanche in lingua inglese, solo l'arabo, sono stati accettati, integrati, supportate. Abbiamo bambini che si sono fatti carico di questi nuovi compagni, li abbiamo portati addirittura in uscita didattica fuori, hanno dormito, hanno pernottato proprio, quindi si sono mossi in ambienti ancora diversi rispetto a quello di provenienza, a quello che hanno trovato qui, e questa esperienza fatta poi all'interno della classe. La professoressa Rocchina Gentile, parliamo proprio dell'esperienza di questi studenti, come si sono mossi e quant'altro. Sì, questa esperienza ha arricchito sicuramente il ventaglio dell'offerta formativa di questo istituto comprensivo. Infatti
infatti tutti i docenti e le classi che vi hanno partecipato hanno arricchito le proprie attività e quindi sono state svolte molteplici iniziative. Queste attività hanno avuto un risalto molto evidente soprattutto nella mobilità in Italia che è avvenuta l'anno scorso nel mese di marzo. I ragazzi hanno accolto nell'auditorium i bambini e i docenti stranieri che sono venuti in Italia con grande calore e hanno svolto insieme a loro tante attività, drammatizzazioni, giochi, attività ludiche, attività grafico-pittoriche. Non dimentichiamo neanche il supporto dato dall'associazione Arci di Palagiano, che ci ha Sprararci, che ci ha supportato mettendoci a disposizione risorse umane e materiali. Infatti, insieme ai nostri ragazzi, coloro che frequentano il centro, che sono anche ragazzi immigrati, hanno lavorato insieme ai nostri bambini e insieme ai bambini che abbiamo accolto, facendo dei lavori bellissimi, soprattutto di attività grafico-pittoriche che poi abbiamo esposto e regalato nella manifestazione finale prima che andassero via. Grande importanza ha avuto anche il risalto da parte delle famiglie che hanno accolto con grande calore questi bambini che sono rimasti così entusiasti che hanno pianto quando sono dovuti partire dopo qualche giorno. Quindi credo che questo abbia profondamente inciso nel loro, nelle loro esperienze e quindi nella loro vita. Alessia, pure io sono andata a Bruxelles, abbiamo visitato numerose strutture, tra cui la piazza principale di Bruxelles, il comune di Bruxelles, abbiamo assaporato numerosi piatti tipici del luogo e abbiamo vissuto proprio come la famiglia. Io mi chiamo Flavio e come loro sono andato anche io a Bruxelles e ho capito che quella era una città fantastica perché ospitava migranti e altri bambini di altre nazionalità. Io mi chiamo Elisa e sono andata a Barcellona dove abbiamo visitato abbiamo visitato per esempio molti luoghi, per esempio la Plaza della Catalunya. Sì, e anche la Sagrada Famiglia e i luoghi erano molto belli e abbiamo assaporato anche i cibi come per esempio la paella che era molto buona. Io mi chiamo Silvia, sono andata anch'io a Barcellona e a Barcellona abbiamo fatto tante nuove esperienze e l'abbiamo visitata e imparato tante nuove cose. Allora, io mi chiamo Vito, sono andata anche a Barcellona e in questa esperienza ho capito che la base di tutto è l'amore e che non si distingue nessuna razza, cioè siamo tutti uguali e basta. Io sono Domenico, anch'io sono andato a Barcellona e devo dire che è stato molto bello fare nuove amicizie anche a Barcellona. Bene, e allora abbiamo scoperto loro che sono gli studenti e ora vediamo dei piccoli. Loro vengono, magari parliamo con i genitori, abbiamo parlato prima con la professoressa la quale ci ha illustrato l'esperienza di alcuni migranti che grazie al cielo sono stati accolti in Italia e hanno conosciuto la cultura della integrazione. Ecco, quindi un momento davvero particolare. Ora siamo in presa diretta, con chi ho il piacere di parlare? Io sono Rachele, sono la mamma di Marcella. Abbiamo avuto questa magnifica opportunità di accogliere due piccine che arrivavano da Barcellona. È stato un momento di integrazione completo. Le famiglie si sono veramente messe a disposizione per poter far conoscere la nostra cultura, i nostri luoghi di interesse e nel frattempo ci siamo fatti contaminare dalla loro allegria, dalla loro gioia, dalla loro voglia di stare con noi. Perfetto, e allora andiamo da loro che sono i protagonisti. Allora, voi da dove venite? Raccontateci un po' la vostra esperienza. Mi chiamo Nuraddin, vengo dall'Etiopia, sono stato qui in Italia per 5 anni. Basta. Ecco, come ti sei trovato, come ti stai trovando in Italia? Forse all'inizio da parte di qualcuno c'era qualche riserva, poi però magari certi pregiudizi cadono e
ci si accoglie e ci si integra e si è tutti uguali, tutti uniti. Sì, quando sono stato per 5 anni qui in Italia non c'è problema, sono tutto bene, sono felice per stare qui in Italia. Ecco, abbiamo la signora, non parla. Ecco, vediamo se qualche altro, vediamo il piccolo, bello paffutello, da dove viene? Dall'Iraq. Vedete, tante zone calde, paesi di guerra, paesi dai quali si scappa, ripeto, come detto poc'anzi, per salvare la propria esistenza, e questo bisognerebbe che si capisse anche da parte di chi ci governa, perché la sofferenza accomuna l'umanità e non certo la divide. Queste sono, vedete, piccole creature. Ecco, e in rappresentanza dello SPRAR di Palagiano c'è Valentina. E allora parliamo dell'esperienza, abbiamo due splendide creature. Sì, loro fanno parte di una famiglia sudanese, un nucleo familiare di 10, quindi i genitori più 8 figli, sono arrivati direttamente dalla Libia a Roma. Da quanto tempo stanno qui? Da febbraio, quindi pochissimo tempo. La lingua ancora? Conoscono bene la lingua, quindi piano piano, però soprattutto i bambini con la scuola, grazie alla collaborazione della scuola Gianni Rodari, frequentano i corsi scolastici, i progetti, e stanno imparando la lingua italiana. Beh, sono italiani a tutti gli effetti e io dico non c'è differenza, vedete, è assurdo che ci troviamo nel 2019 e parliamo ancora di queste cose, di disuguaglianze, di pregiudizi, ma neanche nel peggiore medioevo si ragionava in questi termini. Però per fortuna c'è tanta gente intelligente, ci sono scuole come questa che hanno la mente molto aperta, hanno proprio una forma mentis così finalizzata ad essere cittadini del mondo, a essere cosmopoliti, e quindi l'esempio vivente è questo, dei piccoli che vengono da paesi difficili e che però sono integrati e sono italiani a tutti gli effetti. Ma intanto io saluto, sono Luigi Abbate, titolare della Luigi Abbate Production and Communication. I miei programmi vanno in onda su Delta TV, canale 78 del digitale terrestre, visibile in tutta la Puglia, in tutta la Basilicata, nonché sulla piattaforma, su Luke Sky, canale 879, Viva l'Italia Channel. Devo veramente complimentarmi con l'iniziativa della Rodari, perché è una cosa non comune, dal momento che si sta cercando di far crescere, di instillare nei più piccoli il seme dell'accoglienza, della convivenza civile, del rispetto, partendo da un presupposto che la diversità è comunque ricchezza. Viviamo in un momento particolare in cui si fomenta la paura in chi è diverso, si vuole a tutti i costi demonizzare il migrante, il diverso, in ogni modo. E queste iniziative fanno capire davvero, lo dico sempre, che siamo tutti uguali sotto il sole. Il sole splende e batte per i bianchi e per i neri, per i gialli e per i rossi, non esistono distinzioni di razza. Purtroppo, lo noto, lo dico da giornalista, c'è, ripeto, questa cultura che apparentemente sembra razzista, ma razzista non è, è una cultura di paura, per cui, come dicevo poc'anzi, si fomenta, si marcia sulla paura per demonizzare appunto il migrante, perché magari si pensa che il poveretto che viene sul barcone viene qui per delinquere, per rubare, per toglierci qualcosa, quando invece questa è pura fantasia, anzi è pura ignoranza sulla quale si specula terribilmente.
perché lo dicevo prima nell'intervista con i docenti, con il dirigente scolastico, parliamo di persone che stanno scappando dalla morte e che stanno assecondando un proprio sacrosanto e legittimo bisogno, quello della sopravvivenza, di salvare la pelle. E chiunque di noi, qualunque persona, preso dal panico, preso dalla disperazione, in una situazione politica magari in paesi dove esistono le torture, esiste la pena di morte, esistono le sevizie, esiste di tutto di più, l'unico appiglio, l'unica speranza è quella di mettersi in mare per cercare un orizzonte diverso. Questo però ovviamente in Italia non piace dirlo. In Italia si usano termini molto populisti, molto demagogici. Ecco, io dico che certi fenomeni si combattono attraverso l'educazione, attraverso la formazione, attraverso le esperienze dirette. Preside, a me piace chiamare, usare l'espressione preside più che dirigente scolastico, la sento fredda l'espressione dirigente scolastico. Quello che avete fatto voi è un qualcosa davvero che esorbita dal comune, dall'ordinario, perché andare in altri paesi e immettere il piccolo in una cultura internazionale che esorbita l'area, la sfera strettamente nazionale o localistica, significa aprire gli orizzonti. Perché una cosa è stare chiusi in un comune, in una regione, in un paese, e una cosa invece è respirare, io dico, l'area dell'universalità. E in quest'area di universalità, di universo infinito, hanno la loro collocazione gli esseri umani, e dico gli esseri umani che non hanno una loro divisione in razza o in colore. Ecco, termino qui. Un'esperienza bellissima, un'esperienza che, vedete, molte volte oggi diventa difficile anche pubblicare una foto, io lo faccio, se ne frego altamente, scusate l'espressione, con il migrante, con la persona di colore, perché la risposta, anche sui social, perché oramai i social sono diventati qualcosa di civile, di ignobile, è sempre importante, dipende dall'uso che se ne fa. La prima risposta che ti chiedi, portateli a casa mia. Questa è la risposta tipica. Io sono pronto a scommettere, e lo farò, perché voglio avere il piacere di fare una bella foto qui con il sindaco, con i dirigenti, con i docenti, con gli studenti, con gli amici di colore. Io sfido chiunque, proprio una provocazione, proprio statistica, la risposta, portateli a casa tua. Questo è il discorso stupido. Però io dico che l'educazione, ecco, questi che sono ragazzi che hanno 7, 8, 10 anni, tra 10 anni avranno 20 anni, 20, 30 anni, 30 anni, e quindi saranno la nuova classe dirigente del paese, del paese Italia, ma anche di queste realtà locali. E io dico che questo seme che state coltivando tra alcuni anni porterà i frutti migliori e i frutti marci che oggi sono appesi all'albero. E chiudo con una bella espressione evangelica, io non sono un bigotto o tutt'altro, però questa espressione evangelica mi piace molto: bonum semen seminasti, hai seminato un buon seme. Questo seme che è la cultura dell'integrazione, della tolleranza, sta fermentando, si sta maciullando nel terreno e svilupperà i virgulti dell'uguaglianza. Complimenti. Salvatore Pulimeno, consigliere comunale di Palagiano, un progetto, questo, appunto il momento conclusivo del progetto Erasmus Plus Estia, che vede la vicinanza e la partecipazione dell'amministrazione comunale in un'ottica di formare i più piccoli, le nuove leve, le nuove generazioni, alla proprio forma mentis dell'accoglienza e dell'uguaglianza.
Sì, hai detto bene, in un'ottica proprio di formare le nuove generazioni ad accogliere. L'accoglienza è importante. Siamo stati accolti nel passato, tanti anni fa, noi italiani, ed è giusto che nel limite del possibile e per quanto ci è possibile fare, riusciamo anche noi ad accogliere. L'amministrazione comunale è vicina a chi svolge questi progetti, progetti di accoglienza, capire perché questa gente si muove dai loro paesi, e questo progetto mira proprio a quello, comprendere il perché alcune delle genti che sono qui hanno lasciato il loro paese per trovare, come hanno trovato, accoglienza nel nostro di paese. Ecco, è questo che ci ha mosso, è questo che abbiamo voluto capire, lo abbiamo compreso e quindi abbiamo accolto. La professoressa Anna Maria Castria, la mente, una delle menti di questa organizzazione. Oggi vediamo un lavoro bello completo, ma c'è stato tanto di impegno alle spalle, una lunga gestazione, anche perché poi educare i più piccoli anche in realtà diverse da quelle locali, dall'Italia, non è semplice, però un progetto di integrazione mirabilmente riuscito. Davvero, è riuscitissimo. Io sinceramente all'inizio temevo, perché, allora, non per la scuola, perché ora se facciamo un passo indietro, questa scuola ha sempre diciamo realizzato progetti di integrazione. Infatti tutti i ragazzi che vedete lì, quei ragazzi sono dello SPRAR, e questa scuola già da 8-9 anni realizza progetti con i ragazzi dello SPRAR. Quindi per noi, anzi per me personalmente, quando mi è stata data questa possibilità di questo progetto Erasmus con questo, diciamo, argomento, io la prima persona a cui ho pensato è stata, ovviamente mi sono sentita con il preside, perché c'è stato un passaggio, nel periodo di passaggio fra la vecchia gestione del preside Tito Anzolin e la nuova, che ancora non sapevamo chi fosse il nuovo dirigente, e poi è stato il professor Pierino Rotolo. E quindi in pratica, cioè, mi sono sentita, ho detto, ce la possiamo fare, perché se consulto Angela Surico e collaboriamo, questo progetto sarà veramente... È un progetto unico, non lo dico per piaggeria. Sì, 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 no. È unico. Davvero, alla fine poi riesco a dirlo anch'io, perché se devo essere... È l'obiettività dei fatti. Sono stata sempre polemica, infatti ogni attività che svolgevano i ragazzi, no, ma voi dovete fare meglio, tendevamo sempre un po' a migliorare, no? Sempre a integrare e a coinvolgere quanti più ragazzi possibili, però alla fine ci siamo riusciti benissimo, e i risultati si vedono, anche perché io adesso non insegno più ai bambini, ma sono l'insegnante del CPIA, quindi loro, i ragazzi integrati, sono anche i miei studenti, quindi abbiamo i bambini qui e io insegno ai loro genitori. Ecco perché in questa doppia veste sono doppiamente anche soddisfatta. Sindaco Lasigna, un momento importante, un progetto che vede Palagiano protagonista attraverso l'Istituto Rodari con il supporto dell'amministrazione comunale. Lei nel suo intervento ha evidenziato proprio questa opera di semina, di formazione alla cultura dell'uguaglianza, dell'accoglienza. Sì, è esattamente così. Stiamo cercando in ogni modo di creare quelle opportunità, quegli spazi nei quali provare a generare quell'autodeterminazione dei ragazzi. L'esperienza amministrativa da sempre, la mia esperienza da sempre, ha puntato sui giovani, sui ragazzi, sugli adolescenti, mettendo in atto tutte quelle operazioni necessarie perché il paese diventasse un po' più a misura dei ragazzi. Una fascia sociale spesso dimenticata dalla politica,
probabilmente perché mancano le risposte, probabilmente perché non si punta molto su quella classe di età, ma per noi è fondamentale. Ecco perché abbiamo lavorato alla città dei ragazzi con l'UNICEF, abbiamo lavorato al Consiglio Comunale dei Ragazzi, abbiamo messo in atto operazioni come per esempio questa operazione, un Erasmus per i ragazzi. La finalità è proprio quella di puntare a condividere, a far conoscere il senso dell'accoglienza, che come dico sempre io è un valore ambivalente: accolgo nel momento in cui vengo accolto, per cui si crea quello scambio necessario per comprenderne il senso.